mai. Correte alla spiaggia, l'americano vi aiuterà. Va bene, ti aspetterò alla spiaggia. Pensa ai bambini. Io verrò. Per favore, vai! 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 Immagino che sia vostra madre. Non c'è niente da fare. Non si può fare nulla per lei. Andiamocene. Lo so che è doloroso, ma dovete lasciarla. Su, forza. Coraggio. Giuseppa, prendi la ragazza. Michel, guardaci le spalle. Su, forza ragazzo, andiamo. Come ti chiami? Boris. E tua... e tua sorella? Ingrid. When there's no one out there to fight.
come vai? Bene, grazie. Tutto bene. Ciao. Arrivederci. Troveremo i diamanti. Ecco, questo è uno. Ne hai degli altri? No. 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 Ciao Sam, c'è Bo. Sì, ora te lo passo. Bo! Bo! Sì, sto arrivando, arrivo! Ehi, quanta fretta. Ma chi è? È Ingrid. Ciao, cosa c'è? Tutto a posto? Allora, Bo, avevi promesso di invitarmi a pranzo. Ti aspetto al cancello. Ok, ci vediamo lì. A dopo. Tutto bene. Li porta fuori all'ora di pranzo. Mi hai preparato il cesto. Torna indietro per la strada di montagna. La pattuglia di sorveglianza ha cambiato il suo giro. Ehi. State attenti. Non ti preoccupare. Ingrid supererà i controlli. Il direttore la aiuterà, poi toccherà a me. E non mi perderò. Ciao, ciao, Sam. Ci vediamo. Allora, è tutto chiaro? Certo. Bene, le auguro buon pranzo. Grazie. Mio fratello passa a prendermi. Facciamo un picnic. È il mio compleanno. Ricorda? Si occupa sempre così di lei, suo fratello? Sì. Soprattutto si preoccupa che non mi metta nei guai. Adesso vado, a più tardi. Arrivederci. Ehi, Ingrid, la sua borsa. Oh, l'avevo dimenticata. Grazie. E si goda la gita in montagna. Sai, Bo, mi sembra quasi sbagliato trafugare delle cose così belle. Non giocare, sorellina. E non pensare a loro. Pensa al denaro che rappresenta. Thank you.
stanno seguendo. Tu guida, mi occupo io di loro. D'accordo. Dammi i diamanti. Spero, signor Donnelly, che lei tenga alla vita di sua sorella. Certo. E possiamo parlarne? D'accordo. E i diamanti. Coraggio. Piano, Sofia, eccoli qua. Benvenuto, signor Donnelly, l'aspettavo. Noi dobbiamo discutere di affari. Ma perché? Non l'ho mai vista prima. Da oggi siamo vostri clienti. No, la ringrazio, abbiamo già troppo lavoro. Perché chiedete a noi? Potete fare da soli. E correre tutti i rischi? Perché? Tu lavori alla miniera. La direzione e il controllo vi permettono di rubare. Dividete con loro. Nessuno corre rischi. Perché cambiare? Potremmo anche non starci. Forse lei non sa che Barbosa vuole trattenere sua sorella qualche giorno. Fino a quando lei non sarà convinto della sua ferma intenzione di lavorare insieme a noi. Poi Ingrid sarà libera. Chiaro, questo ti rende soci, vero? Qua la mano. Fermi! Visto, dolcetta? Non fidarti di nessuno. I diamanti creano solo nemici. E prenditi cura di mia sorella. Dai una sigaretta. Rotta? Tu slegami, dai. Dov'è l'italiana? Credo che sia nella stanza della radio. Con i diamanti? Sì, lì a lei. E allora andiamo lì. Eh? Oh, ehi, non lo saluti? Ciao. La tempesta arriverà tra 20 minuti. Bisogna chiudere tutto.
Ci sarà anche il diamante di Barbosa. Gliel'ho reso apposta. Andiamo. Aiuto. Ma cosa vuoi? Dammi dei soldi. Ecco, va bene, grazie. Corri, corri. Andiamo, sbrigati. Forza. Ciao. Andiamo? Ehi, che ci fai in un posto simile, bellezza? E tu, forza, muoviti. Nessuna traccia di loro. Beh, io torno adesso dall'incontro con la Paitin. Ha detto che verrà qui domani con i soldi oppure con la merce. Non devi preoccuparti per quei ragazzi. Invece mi preoccupo. Quei due bambini adesso sono eccellenti trafficanti. Dai, tesoro, sorridi. Ciao. Ciao, Sam. Che succede? Lo chiedo a te. Dove diavolo siete stati? A fare un giro in barca. Vuoi smetterla di dire sciocchezze? Va bene. C'è qualche problemino. Abbiamo trovato dei concorrenti. Siamo stati bloccati sulla montagna. Chi erano? Non lo so. Una donna italiana di nome Sophia. Sembrava il capo. E poi un uomo affascinante di nome Barbosa. Cosa volevano? Chiaramente volevano partecipare, Sam. Volevano dividere la torta. Noi abbiamo risposto di no. Ecco, prendi la merce. Questa è una brutta faccenda. Ah, lo so. Sì, è vero. Conoscono l'intera operazione. La spia deve essere uno dei nostri uomini. Noi dobbiamo scoprire chi è, e subito. Chiedilo ad Apaidin. Va bene? Va bene. È chiaro che c'è una falla nell'organizzazione. Loro sapevano con esattezza dove e quando bloccarci e sapevano di lei. E anche delle funzioni del signor Ilmas. E vogliono la metà. Cosa facciamo? Non lo so, non so cosa si possa fare. Lei che ci suggerisce? Non preoccuparti, Sam. Siamo persone civili. Possiamo dividere con i nuovi soci. Oh, guarda chi c'è. Ha rubato niente ultimamente? Boh. Lascia stare, Sam. Siamo sempre buoni amici, no? Arrivederci. Che schifo. Hai ragione, sorellina. È una pessima amicizia. Thank you.
light a fire. Cosa c'è? C'è un uomo che chiede di lei. Che uomo? Non so come si chiami, ma è molto scosso. Dimmi chi è. Un minatore. Un minatore? Abbiamo migliaia di minatori. Sì, ma questo è molto strano. Parla di qualcosa a proposito di una leggenda, di una storia. Va bene, digli che sarò alla galleria fra pochi minuti. L'ho trovato. L'ho trovato. White Fire. White Fire? Sì. Aldo? Va a dire a Ingrid di raggiungermi alla macchina. Venga, venga. Questa galleria è abbandonata da anni. White Fire, White Fire. White Fire esiste. Non era una leggenda. Fuoco bianco. L'ho trovato. Fuoco bianco. È splendido. Guardi. È mio ora, mio, mio! Perché? Voleva che andasse a raccontarlo a tutti? Cosa significa una vita di fronte a questo diamante? È nostro ora. È stato sepolto per milioni di anni. Chi è? Ciao, Bo. Dobbiamo vederci. Non posso, sto lavorando. Dimmi che cosa vuoi. Ho un problema. Allora avanti, parla. Non posso. Ci vediamo al solito posto, ok? Va bene. Arriverò immediatamente. D'accordo. Ti hanno preso in giro. Quell'enorme diamante è solo una leggenda. È ridicolo. Ti dico che io l'ho visto, Bo. D'accordo, anche se tutto fosse vero. Cosa c'entriamo noi? Non capisci. Potremmo prenderlo noi. Così potremo finalmente andarcene di qui. Non più diamanti.
Non più a Paidin, non più Ilmaz. Boh, è una grande occasione. Cerca di ragionare, sorellina, è impossibile. Perché rischiare così? Lascia stare. Hai paura? Ricordi, Ingrid, quando 20 anni fa i nostri genitori decisero di mettersi contro tutti quanti. Fu un grosso errore. E io non voglio ripeterlo adesso. È pericoloso. Boh, andiamo a parlarne con Sam. Vediamo che cosa ne pensa. D'accordo? Va bene. Andiamo. Ho sentito molto parlare di lei. Mi dica cosa vuole da me. Ho bisogno di aiuto. Lei vuole aiuto? Sta zitto. Continui. Ciò che sto per dirvi è noto solo a 2 persone. Sapete cos'è Whitefire? Whitefire? Whitefire, sì. Beh, io l'ho trovato. E l'ho stimato all'incirca 2000 carati. Un diamante. Ha detto che siete in 2 a saperlo. Lei e chi altro? Prego. Ingrid è una ragazza americana. E solo Ingrid lo sa? Sì, sì. Cosa ti avveleni oggi? Leva quella manaccia e aspetta. Non è cattivo, ma secondo me occorre un pizzico di sale. No, non serve, l'avrei già aggiunto io. Vai a fare un giretto, hm? Vai da tua sorella. Come vuoi, Sam. Detto tra noi, occorre davvero un po' di sale. Venuto a chiamarti, è quasi pronto. Tra poco vengo. Cerchi di affascinare qualcuno con le tue grazie. Sarebbe tempo che qualcuno si accorgesse di me. Ah, è facile con questo aspetto. Rendimi l'asciugamano. Che peccato, sorellina. Oh. Scusami. Si mangia tra 10 minuti. Ok, faccio un'altra nuotata. Manca un po' di sale. E Ingrid arriverà. Ah. Passi l'insalata? Vuoi un po' di vino?
nervoso il cane. Chi c'è? Boh! Va tutto bene. Sì, Ingrid è testarda, ma penso che la farò ragionare. Fermo, non starai mettendo quel ketchup. Copre ogni sapore e io avrei lavorato 2 ore per niente. Lascia almeno che ti lega gli ingredienti. Senti, qui dentro no, c'è... No, aspetta, Sam, d'accordo, d'accordo non lo voglio. Non ucciderla, Sophia la vuole viva. Certo. Bastardo. Avevo detto che volevo la ragazza viva. Credo sia il cane. Fallo entrare. Vado. Dusty? Penso che è successo prima che tu nascessi. Ti ricordi Tony Harmon? Sì. Senti questa. Eravamo alle superiori, era la mia prima partita di football, ma mi stai seguendo? Dusty! Dusty, dove sei? Dusty! Oh mio Dio. Dusty, che ci è successo? Oh, mio Dio. Au! Tu vai di là. Giuseppe. Non è giusto.
So che questo può non essere il momento per dire certe cose, ma quando avrei visto tanti assassini, quanti... Sam, resti... Sam, non dirmi più niente, eh? La vita è una merda, d'accordo? Vai via. Devi ascoltarmi, invece. No. No, Sam, non devo ascoltarti. Io non dovrò più ascoltare nessuno, Sam. Lasciami. Lasciami morire. Non posso. Allora. Allora avrei potuto lasciarvi tutti e due sulla spiaggia, quando eravate piccoli. No. Zitto. Ora, se pensi che Ingrid avrebbe... Smettila, Sam, lasciami in pace. Non devi nominarla mai più, capito? Non voglio più sentire il suo nome. Mi dispiace. Lasciamela. Posso esserti utile? No, grazie. Non vuoi smettere di bere? Senti, perché non te ne vai? Grazie lo stesso. Prego. Hai mangiato? C'è qualcosa che non va, vero? Sì, sì, è vero. Credo che tu abbia trovato un amico. Levati dai piedi. Ehi, Olga. Ah. Lasciala in pace. Capito? No! Restare qua è pericoloso. È meglio che ce ne andiamo. Vieni, vieni. È ferito? No, no, è solo ubriaco. È riuscito a mormorare il suo indirizzo e così... Eccolo qui. Perché mi guarda? Eh? Ah, niente, niente, mi scusi. Mi sta guardando ancora, che cosa c'è? No, mi scusi. Senta, l'ho incontrato al bar. Era ubriaco e poi c'è stata una rissa. L'ho portato a casa, va bene? Adesso me ne vado. Potrebbe farci un caffè? D'accordo. Ehi.
guardato quella ragazza. Temo che tu abbia bevuto più di me. Dai, l'hai guardata bene. Certo, e allora? È quasi identica. Potrebbe prendere il suo posto. Di cosa stai parlando? Hai capito bene. La stavo osservando. E ti assicuro che funzionerà. Funzionerà cosa? Riflettici, Bo. E noi potremmo... Sì, potremmo anche diventare ricchi. E poi cambiare vita. Cosa ne dici? Io penso che tu sia impazzito. Senti, saresti interessata a guadagnare 50.000 dollari? Certo che mi piacerebbe guadagnare 50.000 dollari. Con chi devo andare a letto? Ci sto. Sono interessata. No, devi stare più attenta. Lei parlava russo correntemente. Forza, riprova. As trove ho fatto... No, ava do zdrodovia. Non è questo il modo di lavorare. Non otterremo niente. Non sei concentrata. Oh, adesso sei... basta! Ma chi diavolo era questa tua sorella? Una via di mezzo tra Goldrake, Tarzan e Einstein. Io ne ho fin qui di sentire Ingrid. Questo, Ingrid, quello. Oh, stronza Ingrid! Smettila. Non devi insultarla mai. Sei stata pagata molto bene, Olga. Quindi è una tua scelta. Puoi farlo o andare via. Ma non devi mai più insultare mia sorella, hai capito? Mai più! Bo! Bo! Fermati, Bo! Senti, non è colpa mia. Io ti ascolto. E poi apro la bocca per ripetere. Ma ciò che sento sono io e non lei. Non riesco a venirne a capo. Vorrei, ma non posso. Mi dispiace. Ma sai, non capita spesso di cambiare la propria vita con una nuova. Scusa, ma non sono una macchina. Va bene. Proveremo ancora. E ora il rischio di rimanere impantanati. Devi dare molto gas. Vai, vai, forza. Vai, accelera, accelera. No, no, aspetta, lascia stare il volante. Accelero. E dai più gas. Ecco così, vai. Adesso vai. Vai. Sì, va. Adagio, ecco, forza. Forza che ce l'hai quasi fatta. Avanti. Ora, ora, stai attenta, guarda dove vai. Forza, forza, forza. Forza, gas. Più gas.
Ce l'abbiamo fatta. Raccontaci un po' del tuo passato, Olga Smith. Non c'era un uomo nella tua vita? Sì che c'era. Il suo nome è Olaf. Sam, parlaci della vacanza che ci vuoi offrire. Vacanza? Già. Beh, sarà un viaggio lungo. Starei via 20 giorni. Io starò via. Verrai anche tu, vero, Bo? No, ma stai tranquilla. Passerai in fretta. In fretta? Ma se per caso qualcosa andasse male, non è come levarsi un dente. Devono cambiarmi totalmente la faccia. E se il dottore commettesse uno sbaglio? Lei non ha mai sbagliato. Lei? È una donna. È una donna? Beh, no, non esattamente una donna. Champiter è una persona davvero, notevole. Su, andrà tutto bene. Mi sento molto sola. E terrorizzata. Accetterà. Forse. Ma non credo che sia giusto. Io detesto essere violento. Ma abbiamo avuto tanti problemi per trovarti. E dai, cerca di ricordare. Cosa? Olga. Se n'è andata con un uomo. Con chi? Io... Tu sei pazzo! No! Molto bene. Hai un'altra possibilità. Te lo chiedo di nuovo. Con chi? No. Fantastico. Ti sei salvato per due volte. Meraviglioso, sei fortunato. Certo che a questo punto sarebbe chiedere veramente troppo al fato. D'accordo. D'accordo, te lo dirò. Se n'è andata con l'americano. Ah, davvero? C'è nient'altro? Il suo nome è Bo Donnelly. Puoi controllare. Ah. Oh. Vai a cercarlo. Certo. Se troviamo Bo Donnelly, forse troveremo quella ragazza. Grazie. Pago un drink. Andiamo. Benvenuta, Olga.
Vieni. Saliamo, non devi aver paura. Questo è il mio laboratorio. Qui tu verrai ricreata. I grandi dei mi hanno dato tutte le medicine che mi servono. E con quelle io costruirò la tua nuova faccia e la tua nuova vita. L'inchiesta su quella frana mi preoccupa. Non c'è alcun dubbio. La causa della frana è stata l'improvviso crollo di una vecchia trave. Che altro? Ci sono troppe domande senza risposta. Dottore. Sì, le mani erano gravemente ustionate, come fossero state esposte a una radiazione massiccia. Vedo che i livelli di sicurezza non sono superati sopra i 50 metri di profondità. Ma c'è una ristretta zona dove i nostri apparecchi indicano livelli di radiazione straordinari e assolutamente inspiegabili. Questo sembrerebbe convalidare molte leggende, in particolare quella antichissima del White Fire. Si dice che una formazione di roccia calcica abbia racchiuso uno splendido diamante di grandi dimensioni. La leggenda racconta che la White Fire produce forti radiazioni, spesso fatali per gli uomini. Noah, l'idea di affrontare quella gente mi innervosisce. Niente violenza, eh? Non voglio disordini. È una visita amichevole. Voi salite di sotto. Cosa volete? Chi cerchi? Cerco una persona. Beh, stai cercando nel posto sbagliato. Forse no, ma forse sì. Ehi, vieni. Vieni qua. Su, fammi vedere, ragazzi. Ehi, vattene via. Niente, qui non c'è. Le mie sincere scuse, signore. La prigione non ha insegnato il galateo ai miei partner. Non sono molto educati. Naturalmente pagheremo i danni. Dica al suo protettore che pagheremo per il disturbo. Glielo può dire lei. Kina, l'amico mio, lieto di rivederti. Avete esagerato. Stavamo andando via. E in fretta. Avanti, forza, esci. Arrivederci. E scusi il fastidio. Fuori! Muoviti! Fuori! Non dichiariamoci guerra per questo. Cos'è successo alla miniera? Non lo so, non ho visto niente. Forse non vuoi dirmelo? Non so cosa... Barbosa! Ma io non ho visto niente. Niente! E cosa vuoi? No, no! No, no, Barbosa, ho solo sentito io! No, no! No, no! No, cosa fate? No, lasciatemi! No, smettetela! Lasciatemi! Lasciatemi, non so niente io!
Vi dico che non lo so! Non lo so! Lascia. Parla! Non so niente! Oh, dico su, che parla. Non lo so! Sei uno stupido bastardo! Ti prego, Sofia! L'hai uccisa perché ti avrebbe riconosciuto! Ti ho detto che io non so niente! Perché Ingrid era così importante? Non lo so! Perché? Non lo so! Cosa sai del fuoco bianco? Ti dico che non lo so! Che dice la leggenda? No! Cosa no, sai? Cosa no. sai del Wildfire? Ma ti giuro che non lo so! Ah, lasciatemi! Che dice la leggenda? Lasciatemi! Non lo so! Sofia, ti prego, no! No! No, Sofia! Ah! No! No! Olga. Oh, grazie. Queste tre settimane sono state molto lunghe. Niente paura, la dottoressa Champiter non ha mai sbagliato un'operazione. Dobbiamo agire rapidamente, d'accordo? Quante sono le guardie specializzate? 45. Non ci sono problemi. Ci servono altri uomini. Ne ho a sufficienza. Che ne è di Apaidin? È alla miniera per un'ispezione. Ci serviranno i trasporti? Abbiamo i mezzi e l'equipaggiamento speciale alla miniera. Equipaggiamento speciale? Certo. Ci servirà per toccare Whitefire. Perché il diamante deve essere maneggiato con cura. Non pensa che sarebbe meglio trasportare il diamante al buio, di notte? No. No, meglio agire di giorno, tanto quella zona è deserta. Perché io l'ho dichiarata inagibile. Notte o giorno è la stessa cosa. Voglio Wildfire ad ogni costo. Oh! Ehi, boh! Where do we go from here? Follow the sea. No road is long enough. So we'll ride it for free. Ciao. Tu sei. È incredibile. Olga, non sei. Non sei pentita di averlo fatto? No, perché l'ho fatto per te. Perché? Ma perché ti amo. Che hai? Olga,
Ingrid, non possiamo andare avanti. Non posso rischiare di perderti come... Che cosa stai dicendo, Bo? Io ho fatto tutto questo per te. Ricorda tutte le cose che mi hai raccontato. Che voi due volevate andarvene da questo posto. Volevate una vita normale. Io non ho più un passato. Perché tu non vuoi liberarti del tuo? Ingrid. Ingrid. Ti amo. Sei divertito, vuoi fare un altro giro? Dov'è Olga? Dov'è Olga? Con sé, Mebo. È stata dalla dottoressa Schempiter. Fai bene a divertirti, perché ben presto dovremo metterci a lavorare. Oh. Per cominciare,
Dobbiamo essere sicuri che tutti sappiano che Ingrid è di nuovo negli affari. Perché non diamo un party? Oh, perché no? Potremmo festeggiare il ritorno della bimba dalle vacanze. Stai dicendo di invitare tutti gli amici? Gli amici di Ingrid? Beh, perché no? Non penso che sia una buona idea. Non subito. Sam, sei sicuro di quello che stiamo per fare? Certo, ci ho pensato bene. Senti, vuoi davvero continuare? Ti puoi ancora ritirare se vuoi. Sembra che tu non abbia molta fiducia in me. Il problema non è questo. Mia sorella avrebbe... Cosa? Che cosa hai detto? Visto che anche tu ti sbagli, sono io tua sorella. Faremo l'accordo con Ilmaz e avremo Whitefire. Se tua sorella poteva farlo, lo posso fare anch'io. Ilmaz, sono felice di rivederti. Sono contento che tu ti sia ristabilita, Ingrid, veramente. Perché non ci presenti i tuoi amici, Ilmaz? Ho la netta impressione che ci siamo già incontrati. Sono sicuro di avervi già incontrati. Ah, già, che stupido, scusatemi. Ha una gita in barca, vero? Signorina, ha un abito splendido. Deve essere italiano. È evidente. Credo che dovremmo occuparci anche degli altri. Scusateci. Bene, possiamo prenderci un drink? Doppio. Perché non sei rimasta in contatto? Abbiamo studiato un piano. Agiremo fra una settimana. No, no, non si può. È troppo presto. Devo cambiare i guardiani e preparare l'equipaggiamento. Ne dovrò parlare con voi. Ma no, no, non occorre. Me ne occuperò io. Avvertirò quando sarò pronto. Ci vuole prudenza. Dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo. Non possiamo permetterci errori. Quindi... tu devi tornare al lavoro e comportarti normalmente. E a Paidin? Ah, già, non te l'ho detto. È fuori per un'ispezione alle miniere e ritornerà fra un mese, quando noi avremo già concluso. C'è qualcosa di diverso nella sua voce. È strano, non sembra più la stessa. Ho notato anch'io. Però non può essere che lei, Ingrid. Oh mio Dio. Che succede? L'amico di Olaf. L'uomo per il quale lavoravo. Sono i padroni dei bar, comandano il racket. Io devo andare via. No, dove vai? Non preoccuparti, ci penso io. Su, vieni. Forza, andiamo. Come si chiama? Noah. Ehi, hey, Noah, vecchio mio, come stai? Mi scusi, ma non capisco. Oh, ma dai. Ma come, non ricordi? Bo, Bo Donnelly. Donnelly? Sì. Ah, sì, sì, certo, il signor Donnelly. Ah, bene. Scusa le mie maniere.
Conosci mia sorella, Ingrid? E il signor Noah. Enchanté, mademoiselle. Felice di conoscere la sorella di... Bo. Signor Donnelly, io ho desiderato incontrarla da tempo. Davvero? Sì, perché... mi spiace, ma qualcosa non va. Cosa? Forse posso aiutarti. Non è cosa, signor Donnelly, ma chi? Mi scusi. Volevo dirle... noi non ci siamo mai incontrati. Io non dimentico le facce. Comunque... la sua... deliziosa sorella è assai interessante. Adesso so chi era la segretaria della maniera l'agosto scorso. Arrivederci. Siamo nei guai? No, lasciami! E muoviti! E cammina! Allora, dottoressa, credo che adesso lei mi dovrà ascoltare. Sto cercando questa ragazza. E alzati! Non vorrai che la dottoressa stia male per causa tua, vero? Dov'è? No! Non devi parlare! No, lasciami! No. Che cieca sottomissione. Vediamo se si sveglia l'istinto di difesa. No! Lasciala stare! Parli, dottoressa. Lurido verme. Sai solo violentare con la tua marcia mascolinità. Mi fai schifo. Sì, lo so. Discuteremo le sue idee sull'eterosessualità un'altra volta. Ora dov'è la ragazza? Se n'è andata da qualche giorno. Con Sam, l'americano. Ha subito un'operazione. È Ingrid ora. La sorella di Bo. Non ho capito. Parla di chirurgia plastica? L'ho avuta tra le mani. Immagino che verranno in gruppo, tieniti pronto. Stai molto attento. No, è pericoloso. Non ti devi fidare. Veramente non ho altra scelta. Forza, rientriamo. Michael, Roman, voi di guardia la porta.
Ehi, Bo! Amico, sei là dentro? Non ho armi. Tu hai qualcosa che voglio. So che la dottoressa ha fatto un bel lavoro. Vieni dentro, possiamo parlarne. No, un'altra volta. Lascialo andare. Ingrid, devi controllare se Ilmaz ha preparato l'equipaggiamento. Se tutto è a posto, agiamo domani. Ok. Andiamo. Mi raccomando, bianco, eh? Sì. E taci sotto. Allora? C'è una modifica nel piano. Bo e Ingrid porteranno fuori il diamante domani. Cosa? Non ci resta che ammazzarli adesso. No, ho un'altra idea migliore. Per adesso aspettiamo che gli americani si muovano, va bene? Sì, d'accordo. Ehi, basta. Possiamo andare. Vieni. Nonno. Questo? Tutti e due. Ah. Grazie mille. Adesso uno comunicano che i ladri sono entrati in questo momento nella miniera. Ci siamo. Barbosa? Passami Sofia. Sofia? Mi senti? Gli uomini hanno passato l'ingresso proprio ora. Cosa? Sì, sbrigati. No, prima di tutto cercheranno Whitefire. Andate adesso. Ho portato anche questa. Ci sarà utile. La porto dentro. Possiamo andare. Stai calma, eh? D'accordo, andiamo. Ragazzi, andiamo, presto. Queste sono le uniformi. Rosse per gli ufficiali e blu per le guardie. State attenti. Se non sbaglio, dovremmo esserci.
mio Dio. È splendido. È il più grande diamante del mondo. Ma state attenti alle radiazioni. No, non così. Brucia. Non avvicinarti, Bo. E questo cos'è? Con le pietre che ci sono qui si può comprare il mondo. Diamanti. Non possiamo prenderlo a mani nude. Ci serve una protezione o qualcosa del genere. Hai ragione. Dobbiamo trovare l'equipaggiamento adatto. Vado io a cercarlo. Voi due, venite con me. State attenti! Ilmaz ci ha traditi! Torniamo indietro! Da questa parte.
c'è un'apertura nella volta, proprio là sopra, vedi? Voi uscirete di là. E tu cosa vuoi fare? Ma non capisci, non abbiamo tempo per discutere adesso. Ragazzi, per una sola volta nella vostra vita, solo per questa volta, ascoltatemi, per favore. No, forza, Sam, andate. Non riuscirai. Non riuscirai. Per favore! No. Non vorrei che ti supplichi, vero? Andiamo. Vai, svelto! Sam! Coraggio, Sam! Non ti lasciamo qui! Ok, ok, ragazzi. Ci siamo! Vieni! Ce l'abbiamo fatta! Siete stati gentili a venirmi incontro. Come va, Olga? Hai un appuntamento, ricordi? D'accordo, no, io verrò con te. Ma boh, non si tocca. Molto bello. Tanta devozione non può essere che amore. Come credi di riuscire a spiegare al tuo capo che mi porti mia sorella? Tu hai in mente qualcosa? Beh, potresti dire che Olga è stata uccisa nella miniera. E dopo rifarti una vita. E pensare che ero prevenuto nei tuoi confronti, ma ora tu hai proprio toccato il mio cuore, amico. Però potrebbe essere imbarazzante essere state qui. E così, come lo sceriffo dei film western, vi ordino di uscire dalla città prima dell'alba. Boh. Senza rancori, vero? No, no, voi andate. Qui le nostre strade si dividono. Andate.